C'era una volta la monovolume, poi è stata sostituita dal SUV e alla fine è arrivato il crossover. È un po' questo il riassunto della Opel Crossland X, la nuova monovolume crossover, chiamatela come volete, che va a sostituire la Meriva appunto, con però un nome che si rifà alla Mokka X, quindi al piccolo SUV di questo marchio tedesco, e anticipa un altro modello più grande, la Grandland X, che vedremo a fine anno. E in più, come se non bastasse, riassume un annuncio che è stato appena fatto proprio qui al Salone di Ginevra, e il fatto che Opel è stato acquisito dal gruppo PSA, Peugeot Citroën, quindi vedete, il cerchio si chiude. E vi dirò di più, perché questa macchina è basata sulla piattaforma della Citroën C3 Picasso, quindi c'è stata una joint venture industriale che appunto ha anticipato l'annuncio dell'acquisizione di questo marchio da parte dei francesi. Volevo farvi vedere l'estetica, ma iniziamo dal bagagliaio, perché 410 litri, questo significa che è più spaziosa di una Opel Mokka X, nonostante sia più corta. Parliamo di 4,21 m per la Crossland contro 4,28 m della Mokka, però vedete, l'utilizzo di una piattaforma diversa ha comportato il fatto che il bagagliaio è più grande. Finalmente posso chiudere e farvi vedere il posteriore, che ha dei fari a sviluppo orizzontale al posto dei fari verticali della Mokka, e la linea invece qua sul tre quarti posteriore riprende un po' quella della Adam. Quindi in questo, diciamo, si torna a parlare di Opel. Ci sono dettagli, magari da addetti ai lavori, che fanno capire invece la parentela tra i due marchi. Per esempio, queste maniglie delle porte ricordano quelle delle Peugeot e delle Citroën. Adesso invece ve le apro per farvi vedere come si sta dentro. Quindi parliamo di una macchina meno SUV e più crossover, quindi con comunque un'attenzione alla comodità, allo spazio. E in effetti, una volta dentro ci sta bene, forse è un po' stretta, anzi senza forse, è un po' stretta l'apertura delle porte. E se sali tu, perché davanti non possiamo entrare, io vi parlo dell'abitacolo. Mentre voi lo vedete, la caratteristica principale è lo schermo da 8 pollici dell'infotainment, che può avere sia Android Auto che Apple CarPlay, senza dimenticare una caratteristica ormai di tutte le Opel, che è l'Opel OnStar, quindi l'assistente diciamo personale che uno può avere a seconda delle proprie esigenze. E poi ci sono anche i sistemi di aiuto alla guida, tra cui l'Opel Eye, che è la telecamera che legge i segnali stradali. Ma non vi ho ancora fatto vedere bene, direi, il frontale, quindi torniamo fuori. Eccoci qui. Scusate, ma stanno allestendo probabilmente un'intervista, quindi c'è stata un po' di confusione. Vedete, il frontale invece riprende un po' quello che è stato fatto con il restyling dell'Opel Mokka X. E quindi questa piccola multispazio andrà a vedersela, oltre che con la C3 Picasso, anche con i crossover, che comunque hanno forme più da SUV, ma comunque alla fine un utilizzo che non è mai fuori strada, come la Renault Captur o la Peugeot 2008.